Sono 10 i ragazzi emiliano-romagnoli titolari di startup che, grazie al sostegno della regione, partiranno per la Silicon Valley in California per seguire un percorso formativo per imparare a consolidare i loro progetti. Si tratta della quarta edizione di Silicon Valley Mindset Program, che ha già permesso a 23 giovani di toccare con mano l'ecosistema più vivace e importante al mondo per le startup innovative. Nel 2016 la regione ha messo in campo un bando da 6 milioni di euro per le startup e ogni 6 mesi sono una decina i giovani imprenditori a recarsi nel cuore dell'innovazione. Il compito di selezionare le startup migliori è riservato ad Aster, il consorzio regionale per l'innovazione e la ricerca industriale. Ogni 6 mesi noi permettiamo alle 10 o tra le migliori 10 startup, quindi diventano una ventina all'anno, di poter andare direttamente laddove il cuore dell'innovazione nella Silicon Valley a livello mondiale è presente e più si è sviluppato. Chi torna ci dice che è un'esperienza straordinaria, che non solo è un'esperienza straordinaria perché toccano con mano uno dei territori che più su questo ha investito nel corso degli scorsi decenni, ma anche perché permette loro di poter passare dal sogno, dalla speranza alla realtà. La Regione Emilia-Romagna sostiene e continuerà a sostenere, soltanto quest'anno abbiamo messo 6 milioni di euro per bandi a sostegno delle start-up di questa regione, che tra l'altro sono ben di più di quelle soltanto che vanno in Silicon Valley. Prima ci venivano presentati i numeri, non vi è solo un elemento per coloro che scommettono, ma vi sono anche già esperienze che vedono l'aumento dell'occupazione in ognuna di queste singole esperienze. L'Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per numero di start-up, la prima se si considera la densità di popolazione. 792 le giovani imprese iscritte al registro della Camera di Commercio, il 12% del tessuto imprenditoriale emiliano-romagnolo. 2.700.000 più o meno i fondi destinati dalla regione a quella trentina di start-up risultate vincenti negli anni passati. 6 i milioni destinati ai progetti di nuova impresa anche per il prossimo bando. Ad oggi 152 le richieste di contributo arrivate per il nuovo concorso. I 10 vincitori dell'ultimo bando provengono da Correggio, Casalecchio di Reno, Rimini, Salso Maggiore, Busseto e Carpi. In 10 giorni di lavoro dovranno capire cosa significa fare business in un mercato competitivo globale, come sviluppare la value proposition dei propri prodotti e servizi, concludere partnership con gruppi internazionali e presentare in modo efficace la propria idea di impresa. Visiteranno grandi società come Google e Intel e i laboratori di ricerca delle principali università della Silicon Valley. Incontreranno investitori e business angel con i quali discuteranno e miglioreranno le loro idee.